Che bello, che spettacolo, 2000, luglio 2000, Palmiro Brusco, eccomi qua, guarda qua che spettacolo, non a caso, con i colleghi Tomballo e Salvatore De Riso, che bello, siamo qua dopo 17 anni, pensate al Gambero Rosso e faremo la stessa medesima figura, cioè presenza con i maestri del brivido. Non a caso, grazie a questa iniziativa, a questa rivista, ho avuto la possibilità da Sansepolcro di poter girare il mondo e di portare un madrenite di eccellenza facendo conoscere la cultura italiana. Grazie al Gambero Rosso, grazie al gelato italiano e vi aspettiamo su Maestri del Brivido. 17 anni dopo, signori, il gelato. Beh, diciamo che sono cambiate tante cose. Grazie proprio anche alla globalizzazione sono entrati nel mercato nuovi ingredienti, nuove esperienze, ma soprattutto grazie alle scuole è cresciuta l'interesse verso un alimento sano, genuino e con una filosofia italiana a 360 gradi. Noi oggi, da 17 anni fa ad oggi, stiamo ritrasformando quello che è un Made in Italy con quello che troviamo a disposizione nel territorio, però innovativi, quindi gelati gastronomici, gelati alcolici, quello che magari anni fa non si faceva, oggi è diventato un piacere, un'emozione. Il gusto più richiesto nel 2000 è quello più richiesto nel 2017. Beh, i gusti classici sono sempre, diciamo, i primari. Però senza non dimenticare le cose che danno un'emozione particolare. Noi nel 2000 presentavamo un cioccolato e tabacco, perché nel mio territorio, nella Val Tiberina, Tosco Umbra, si coltiva il Kentucky, che è la foglia del tabacco del sigaro toscano. Quindi cioccolato e tabacco piace gravemente alla salute. Oggi, beh, diciamo che di eccellenze ne abbiamo tante. In modo particolare facemmo proprio di recente un gelato dedicato al Papa perché abbiniamo una crema del pastore di Castagneto Carducci con una cialda dei desideri. Quindi il pastore è colui che porta il latte, il pastore è colui che predica. E non a caso questo ci ha permesso di entrare nella casa più importante. E oggi facciamo delle cose sempre più speziate, no? Questi mondi che vengono da culture diverse, e magari vi faccio un esempio, un cheesecake all'italiana, mentre prima si usava il Philadelphia, oggi c'è del mascarpone fresco. Magari prendono un frutto che viene da un continente come il Brasile, la guayaba, e a questo punto abbinare una cultura italiana con un prodotto brasiliano e creare un gusto che si chiama Romeo e Giulietta, perché si sposano bene assieme.